Siamo ormai vicinissimi all'uscita di Dragon Ball Z Kakarot, action RPG ad opera di CyberConnect 2 che permetterà di rivivere l'intera saga di Dragon Ball Z in un titolo che sembra avere tutte le carte in regola per diventare una delle migliori trasposizioni videoludiche del brand. Lo so, a 30 anni dalla trasmissione giapponese del primo episodio dell'anime, c'è chi ne avrà le scatole piene di vedere riproposti nuovamente i soliti story arc e i loro personaggi iconici, ma lo sapete che c'è? Per quanto banale e ripetitivo, per me Dragon Ball Z non passerà mai di moda e sfido chiunque sia nato e cresciuto negli anni 90 a non emozionarsi guardando la pubblicità giapponese di Kakarot o l'intro del gioco che strizza palesemente l'occhio alla sigla d'apertura del cartone animato. E per questo invidio molto i giovinastri di oggi che nell'ultimo decennio hanno vissuto un vero e proprio risorgimento dell'opera di Toriyama, che oltre all'ambizioso Kakarot di prossima uscita può vantare produzioni ludiche di tutto rispetto, una tra tutte Dragon Ball FighterZ, a mio avviso l'unico picchiaduro che è stato in grado di riprodurre il dinamismo e la frenesia degli scontri tra Goku e i suoi rivali. Ebbene sì, perché in 30 anni ci hanno provato un po' tutti a fare il videogioco su Dragon Ball, e vi potete immaginare la quantità di tentativi svogliati ed esperimenti falliti approdati sul mercato con l'unico intento di sfruttare la popolarità della saga. Siccome sono un inguaribile nostalgico ed è giusto che anche i più giovani sappiano dei crimini del passato, oggi vorrei parlarvi di un titolo PlayStation 1 che nonostante fosse tutt'altro che un'opera di qualità eccelsa, anzi, è finito per diventare uno dei giochi più consumati e ricordati con affetto dai non più giovanissimi appartenenti alla mia generazione. Io sono il Poro Michele e questo è Ultimate Battle 22, il miglior peggior gioco dedicato a Dragon Ball Z. Probabilmente vi starete chiedendo, com'è possibile che con ben 21 episodi alle spalle Bandai abbia tirato fuori un prodotto mediocre? In realtà quel 22 nel titolo non è la numerazione del capitolo, ma semplicemente il totale dei personaggi selezionabili nel roster. Cosa ancor più bizzarra, ma che se vogliamo segue una logica tutta sua, sbloccando i 5 personaggi segreti, ovviamente il titolo del gioco cambierà in Ultimate Battle 27. E per confondere ancora di più le acque, c'è un cheat code che permette di sbloccarli tutti da subito senza progredire nel build-up mode, di cui parleremo dopo. Ecco, questa combinazione segreta è riportata chiaramente anche sul libretto di istruzioni, dove il gioco viene chiamato 22 più 5 e sono spoilerati senza problemi identità e moveset dei lottatori nascosti. Poi, come potete notare, la mia è una copia europea in versione francese, questo perché Ultimate Battle 22 ebbe una distribuzione che definire travagliata è riduttivo. Pensate solo che il gioco uscì nel 95 in Giappone, nel 96 in Europa, ma solo in alcuni paesi, e nel 2003 negli USA. 8 anni dopo la pubblicazione originale, in piena era PS2, Ultimate Battle 22 sbarcava sul suolo nordamericano raccogliendo recensioni, come dire, poco entusiaste. Ok, magari non è il modo migliore di presentarsi, ma sapete che c'è? Mai giudicare un libro dalla sua copertina e a questo punto neanche un videogioco dal suo titolo. E poi, un così alto numero di personaggi giocabili non può che essere un pregio, no? Effettivamente Ultimate Battle 22 ha tutto il potenziale per essere un ottimo picchiaduro uno contro uno di stampo classico. Gli sprite dei lottatori si muovono solo sul piano orizzontale, mentre lo sfondo di gioco è in tre dimensioni. Questo consente l'utilizzo di alcuni effetti simili 3D che ricordano un po' il Mod 7 del Super Nintendo, sia per la rotazione dello scenario che nell'esecuzione delle mosse speciali. Graficamente purtroppo la presentazione non è delle migliori. Se da una parte abbiamo degli sprite disegnati a mano che ricalcano perfettamente lo spirito dell'opera di Toriyama, dall'altra gli stage sono quanto di più scialbo ci si possa immaginare in un picchiaduro. Piatti, ripetitivi e senza alcun dettaglio che possa catturare l'attenzione di chi gioca. Sono una cornice a dir poco deludente. E se l'intro, disegnata e animata proprio come lo storico anime, faceva ben sperare, purtroppo il motore di gioco non è assolutamente in grado di riprodurre l'adrenalina degli iconici combattimenti di Dragon Ball Z. Il fighting engine è lento e macchinoso nonostante presenti una buona varietà di situazioni. Niente di eccessivamente complicato. Abbiamo un tasto per i calci, uno per i pugni e uno per gli attacchi speciali che consumeranno la barra della forza, ricaricabile tenendo premuto uno dei tasti offensivi. Si possono effettuare dei dash sia in avanti che indietro e parare semplicemente spostandosi nella direzione opposta al nostro avversario e per finire, premendo triangolo, sposteremo il combattimento in aria, ma in realtà non cambierà assolutamente nulla. Ci troveremo semplicemente su un secondo piano orizzontale rialzato rispetto al primo. Quindi possiamo dire da subito addio alla speranza di riprodurre i coreografici scontri aerei dell'anime. Però possiamo camminare a mezz'aria. Wow!
niente di innovativo o cervellotico rispetto agli standard dei picchiaduro 2D, eppure i problemi sono macroscopici. I bellissimi sprite presentano animazioni rigide e impacciate, senza contare le hitbox non sempre precisissime. Il feeling è decisamente poco reattivo, non si possono cancellare le animazioni e aggiungendo anche un modesto input lag non si ha mai la sensazione di avere il pieno controllo dello scontro. E poi, perché gli sviluppatori hanno deciso di rendere gli stage così estesi? Sul serio, con una lentezza del genere, per fortuna che c'è la possibilità di scattare in avanti, altrimenti si rischierebbe di non colpirsi per chissà quanto tempo. Non è un caso che non ci sia il classico timer per ogni match. Ultimate Battle 22 è un picchiaduro dove si potrebbe camperare senza problemi. Le magagne purtroppo non sono finite. La varietà dei personaggi, visto un impianto ludico così approssimativo, gioca a sfavore dell'esperienza complessiva. In primo luogo c'è un evidente riciclo di animazioni soprattutto per quanto riguarda le mosse base. Per esempio vi ritroverete ad abusare delle palle di fuoco e della loro tripla variante con chiunque. La situazione cambia radicalmente con le combo e le mosse speciali, create in base alle peculiarità di ogni singolo personaggio. Peccato che gli input delle combo siano praticamente impossibili da registrare. Potete leggere quanto vi pare il manuale di istruzioni, ma vi assicuro che la buona riuscita di un attacco non dipenderà dalla vostra capacità di esecuzione. Si ha la sensazione che le sequenze di comandi vengano riconosciute una volta su tre. L'assenza di un training mode non aiuta di certo, allora ho avuto la malsana idea di lasciar giocare la CPU per vedere qual è il modo ottimale di approcciarsi al combattimento in Ultimate Battle 22 e purtroppo mi sono dovuto scontrare con l'ennesimo gigantesco difetto di questo titolo. L'IA degli avversari è scandalosa, si varia dalla demenza assoluta al God Mode con parecchia nonchalance e la voglia di affrontare un avversario non umano passa rapidamente nel momento in cui ci si rende conto non solo di quanto sia incostante la resa dell'avversario, ma che i livelli di difficoltà elevati promuovano semplicemente un atteggiamento di spam molesto delle solite 2-3 mosse, che uniti al fastidio degli effetti sonori molestissimi e alle tracce audio loopate senza vergogna, non possono che scoraggiare anche il più volenteroso dei giocatori. Ciliegina sulla torta, abbiamo un'offerta di modalità di gioco ridotta all'osso. Se siete stanchi di vedere riproposti sempre i soliti story arc, beh allora Ultimate Battle 22 potrebbe fare al caso vostro. È infatti un titolo di Dragon Ball senza story mode. C'è una modalità scontro singolo contro il computer, una per dare battaglia a un secondo giocatore e la possibilità di mettere su un torneo composto da 16 partecipanti, divisi tra giocatore 1, giocatore 2 e IA. Se la composizione del bracket non presenta alcuna possibilità di personalizzazione, per desistere definitivamente dall'intraprendere questa modalità, basta vedere la breve scenetta di intermezzo, assolutamente non skippabile, che viene riproposta all'inizio di ogni scontro. A proposito di scene introduttive, una delle caratteristiche più innovative, anche se realizzata pessimamente, fu tagliata dalla versione europea e americana del gioco. Infatti, con determinate combinazioni di sfidanti, era possibile dare il via a dei piccoli intermezzi narrativi che ripercorrevano la trama di Dragon Ball Z. Per finire abbiamo il Build Up Mode, l'unica modalità alternativa che differenzia Ultimate Battle 22 dall'offerta base di qualsiasi picchiaduro. È un interessante mix tra GDR e Fighting Game, dove sostanzialmente sceglieremo un personaggio e lo faremo salire di livello combattendo contro avversari sempre più forti. Il level cap è al 125, ma si possono comunque continuare a farmare determinate mosse per renderle sempre più potenti. Insomma, pensatelo come una sorta di amiibo ante litteram, che poi potrà essere testato nell'ultima modalità disponibile, pensata esclusivamente per gli scontri tra personaggi del build-up mode. E questo è tutto quello che ha da offrire Ultimate Battle 22, un gioco scarno, privo di contenuti, e quel poco che presenta è oggettivamente sotto al livello della decenza. Ma allora perché lo considero come il miglior peggior gioco di Dragon Ball? Beh, qui entrano in gioco alcuni fattori che prescindono dall'effettivo valore del gioco. Se la generazione PlayStation qui in Europa è cresciuta su Ultimate Battle 22 è perché proprio in quegli anni ci fu il boom di popolarità dell'anime di Dragon Ball per la prima volta e sulla console Sony, la più diffusa tra i giovani, non c'erano alternative. Anzi, una ce n'era, ma sarebbe stato meglio non averla mai giocata. Dragon Ball GT Final Bout,
un titolo che verrà ricordato per avere uno dei filmati introduttivi più belli della storia dei videogiochi. Ricordo perfettamente la sensazione di meraviglia che provai al primo avvio, speranzoso di trovarmi finalmente davanti a un picchiaduro degno di rappresentare una licenza così importante, per poi vedere le mie aspettative schiacciate all'avvio del primo match. Non mi dilungherò su Final Bout perché penso che le immagini parlino da sole. Prendete tutto quello che ho detto su Ultimate Battle 22 e moltiplicatelo all'ennesima potenza. Il risultato è un gioco ancora più imbalsamato, che però non gode dell'eleganza degli sprite 2D, ma renderizza il disagio attraverso un motore 3D che definire primitivo è un complimento. Certo, è un elemento tipico dei giochi in tre dimensioni dell'era PlayStation, ma credetemi, Final Bout era inguardabile anche all'epoca, soprattutto se pensiamo che da lì a poco sarebbe uscito un certo Tekken 3, un titolo sconosciuto di nicchia che non so se avete mai sentito nominare. Insomma, Ultimate Battle 22 ha avuto la fortuna di essere il gioco sbagliato al momento giusto. Un titolo meno che discreto che però poteva soddisfare la sete di Dragon Ball di tutti quei ragazzi che provavano a fare l'onda energetica nascosti nella loro cameretta. Con una competizione assente e in un periodo storico dove era molto più difficile reperire informazioni sui giochi, Ultimate Battle 22 divenne il must have della collezione piratata di ogni giovane gamer, che oggi non può ricordare con affetto, maledetta nostalgia, i pomeriggi interi passati a farsi piacere il miglior peggior gioco di Dragon Ball. Oggi, retrospettivamente, è facile rendersi conto dei limiti di questo gioco, ma sarebbe un'ingiustizia liquidarlo semplicemente come spazzatura, perché a modo suo ha scritto la storia degli adattamenti videoludici di Dragon Ball, e chissà, senza Ultimate Battle 22, magari non saremmo mai arrivati a un gioiellino come Fighters. Come si dice, la strada del successo è lastricata di fallimenti. E questo, ragazzi, era tutto quello che avevo da dire. In realtà esiste un terzo gioco di Dragon Ball sempre per PlayStation, Dragon Ball Legends, che però non ha mai oltrepassato i confini del Giappone. Se volete che ve ne parli nel prossimo video, mi raccomando, fatemelo sapere con un like o scrivetemelo nei commenti. Se siete nuovi, ovviamente iscrivetevi al canale e cliccate su quella stramaledettissima campanella. Io sono il Poro Michele, dalla stanza dello spirito e del tempo, ciao!